Quanto per esempio parlavate prima di Andy Bang e di Knudsen, là per esempio non è vero che il mercato è durato 10 giorni, perché per portare a compimento l'operazione con l'Inter era iniziata già da molto tempo prima. Io che ogni tanto sono ottimista e fiducioso, ero fiducioso per il possibile ripescaggio. E quindi quella era un'operazione che era partita da tempo. Il mercato degli svincolati, sì, può darsi che saremmo costretti, ma non dove si pensa. Dovrò vedere oggi le condizioni di un giovane per capire se è una cosa di poco conto o meno. Sul mercato degli svincolati c'è ancora qualcosa di interessante tra i giocatori in attesa di occupazione, ma poco afferenti a quello che secondo me Che avremmo poi ci bisogno può noi. interessare.